l'oroscopo del mese di aprile. Allora, che cosa facciamo? In questa introduzione, che sarà anche su tutti i social assolutamente pubblica, raccontiamo le caratteristiche del cielo del mese di aprile. Come si spostano i pianeti, quali aspetti tra di loro fanno molto potenti e in generale a chi fanno bene e quali, e a chi fanno male e quali. Mentre se avete acquistato Poetry Rama, riceverete via email entro appunto pochissime ore questo video di introduzione con poi il video dedicato proprio all'oroscopo del vostro segno. Ma partiamo! Allora, nel mese di aprile noi troviamo, facciamo la carrellata di tutti i pianeti. Il Sole si trova nel segno dell'Ariete per quasi tutto il mese, poi il 21 del mese passerà nel segno del Toro. Ricordatevi sempre che il Sole si trova nel segno che compie gli anni in quel mese. Era evidente, ma io ve lo dico. Sole in Ariete, l'abbiamo visto appunto partire con il solstizio di scusatemi, l'equinozio di primavera il 21 di marzo, e vi ho raccontato quanto questo equinozio sia da sempre un momento particolarmente magico da tutti i punti di vista, tant'è che viene da sempre festeggiato, era il capodanno astrologico e viene da sempre festeggiato proprio come un momento di grande rinascita in tutte le culture, anche nella cultura celtica che sapete vi ripropongo spesso perché è una cultura molto legata alla natura. Della Luna parliamo dopo con le due lunazioni. Parliamo adesso del pianeta Mercurio, il pianeta del pensiero, che si trova nei primi giorni del mese nel segno dell'Ariete e poi il 12 passerà nel segno del Toro. Mercurio in Ariete è un Mercurio molto vitale, molto energico, ma anche molto schietto e impulsivo. Mercurio in Toro invece è decisamente più sereno, più razionale, ma soprattutto più sereno. A un certo punto, però, Mercurio si congiungerà a Urano intorno al 13° grado. Visto che Mercurio è piuttosto veloce, questo aspetto, diciamo che può essere vissuto tra il sabato 16 e il martedì 19, cioè proprio per stare larghi, no? Ecco, questo aspetto questo sarà un momento, soprattutto per chi sarà toccato da questo aspetto, adesso vi dico chi, di grande esplosione proprio di dialogo, cioè quello che ci teniamo dietro da tanto tempo, evidentemente non potrà più essere tenuto dentro e verrà espresso con grande facilità. Con grande immediatezza. Parliamo di tutti coloro che hanno dei pianeti importanti, Sole, Luna, Venere e Ascendente, diciamo. Anche se l'ascendente non è un pianeta, intorno al grado 13, quindi 11, 12, 13, 14 e 15 di Toro, Scorpione, Leone e Acquario, e anche Vergine e Capricorno. Chi ce li ha in Toro, Vergine e Capricorno si sentirà più libero, chi invece ce li ha in Scorpione, Leone e Acquario, esprimerà dei pareri non sempre con la sufficiente razionalità e coerenza, però insomma sicuramente questo aspetto è un aspetto benefico perché appunto Urano è un pianeta che ci porta proprio ad esprimerci con grande immediatezza. Venere si trova nel segno dell'Acquario e invece il giorno 6 entrerà nel segno dei Pesci. Ora una cosa molto importante, Venere da tanti mesi si trova tra il Capricorno dove si è fermata per tanto tempo. Da novembre del 2021 fino ai primi di marzo, e adesso è stata poi i suoi consueti 30 giorni più o meno nel segno dell'acquario. Sia il Capricorno che l'Acquario sono due segni zodiacali particolarmente forti, in entrambi c'è un Saturno piuttosto forte. Quindi questa Venere da tanto tempo non è una Venere dolce, non è una Venere emotiva. In più, per tanto tempo Venere e Marte si sono trovati a camminare insieme in questi segni, sia in Capricorno che poi in Acquario. Questo aspetto, visto che Marte congiunto a Venere la rafforza, la indurisce, la rende ancora più decisa e aggressiva, ha fatto sì che appunto la Venere da parecchi mesi non sia una Venere più emotiva, più sensibile, più dolce e quindi adesso invece tornerà ad esserlo. Lo vediamo dopo con la Luna piena. Nella quale appunto i pesci saranno molto potenti e la Luna in bilancia anche.
Discorso molto, molto simile proprio per Marte, anche Marte che abbiamo detto essere stato per tanto tempo sia in Capricorno che in Acquario, il suo tempo standard sono comunque 45 giorni per buona parte del tempo, è stato in congiunzione a Venere, cosa che gli ha fatto bene, benché entrambi fossero in segni zodiacali dove Marte era decisamente più potente, soprattutto nel Capricorno, ma anche nell'Acquario. Marte in Acquario è un Marte decisamente innovativo e soprattutto è un Marte che nel fare è molto attento a quelli che sono i bisogni della comunità. Marte in Pesci, dal 16, abbiamo detto da sabato 16, sarà meno fattivo, meno dirompente, un Marte decisamente più morbido, quindi è come se ci prendessimo un momento anche di pausa da tutte queste energie. Giove si trova nel segno dei pesci. Giove è uno dei grandi protagonisti di questo mese. Perché? Perché il grande aspetto che ci sarà nel cielo in questo mese, ne ho parlato anche in un video apposito, sarà la congiunzione tra Giove e Nettuno. Questa congiunzione in realtà avviene ogni 13 anni, ma nel segno dei pesci non avveniva da 166 anni, cioè dal 1856. Perché è così importante? Perché sia Giove sia Nettuno nel segno dei pesci sono esaltati, cioè le loro caratteristiche diventano molto forti. Quindi una congiunzione in due segni zodiacali, appunto, scusatemi, in un segno zodiacale che esalta le caratteristiche di entrambi, è una congiunzione particolarmente potente. Nettuno in pesci è potentissimo. È una congiunzione nella quale possiamo trovare tantissime simbologie. Vi ho fatto un video apposito di più di mezz'ora proprio per spiegarvi queste simbologie, queste possibilità. Sicuramente è un momento di grande creatività, di grande emotività, di grande idealismo, e questo è tutto meraviglioso. È anche vero che potrebbe essere un momento nel quale perdiamo l'aspetto più realistico, cioè perdiamo il contatto con la realtà. Questa congiunzione avviene tra il grado 23 e il grado 24, quindi controllate se avete pianeti importanti tra il grado 23 e il grado 24. Abbiamo detto che i pianeti importanti sono Sole, Luna, Venere e Mercurio, ci mettiamo dentro, e l'ascendente, anche se non è un pianeta. Chi avesse pianeti importanti intorno al grado 24 di Gemelli, Vergine e Sagittario verrebbe colpito da questa congiunzione in modo più difficile, più sfidante e quindi in una modalità più aggressiva e quindi la perdita davvero di un realismo, il momento in cui non ci sembra di non capire che cosa stiamo facendo, abbiamo un sentimento di allontanamento, una difficoltà da questo punto di vista. Coloro che avessero dei pianeti importanti intorno al grado 23-24 di Pesci, Cancro e Scorpione, ma perché no, anche mettiamoci dentro anche il Toro e il Capricorno, godrebbero invece molto positivamente di questo aspetto che invece è un grande idealismo, una grande apertura sia delle emozioni che delle idee. Questa congiunzione nello specifico avviene tra il giorno 8 e il giorno 12, ma anche più in là, però il punto è che essendo una congiunzione lenta, perché comunque parliamo di un pianeta lentissimo Nettuno e di un pianeta semilento Giove, ce la portiamo avanti per un po' di tempo. Saturno sta oramai viaggiando molto velocemente, quest'anno arriva anche a toccare il grado 25 del segno dell'Acquario, anche perché poi nel 2023 lo vedremo ancora per poco in Acquario, poi passerà nel segno dei Pesci, insomma questo Saturno adesso si trova al grado 23. Viaggia molto veloce, in moto diretto, e appunto è chiaramente anche chi ce l'ha a sfavore, ovvero chi ha pianeti intorno al grado 22, 23, 24, 25 di Scorpione, Toro e Leone, in realtà potrebbe avercelo sì a sfavore, ma in modo molto più veloce, più faticoso quando si accanisce. È anche più leggero in questo momento perché ricordiamoci che non c'è più la famosa quadratura perché è allargata la famosa quadratura con Urano. Infatti, Urano si trova sì nel segno del Toro, ma al grado 12. Tra il grado 12, 13 e il grado 23 ci sono 10 gradi e quindi questa quadratura si è allargata in questo momento, cosa che ci fa grande piacere perché è una quadratura piuttosto faticosa. La ritroveremo poi più avanti perché
Urano continua a proseguire in moto diretto, mentre Saturno a un certo punto tornerà indietro. Nettuno abbiamo detto che è nel segno dei pesci, abbiamo detto che è intorno al grado 23-24 in questo mese, abbiamo detto che appunto si congiungerà per buona parte del mese, proprio il mese della congiunzione di Giove e Nettuno. E infine Plutone. Plutone sta anche lui proseguendo in moto diretto molto, molto velocemente. In questo momento tutti i pianeti sono in moto diretto, cosa che ci rende appunto particolarmente fattivi, particolarmente attivi. Plutone in moto diretto è intorno ai 28 gradi. Alla fine del mese, cioè l'ultimo giorno di aprile, inizierà dai 28 gradi e mezzo il suo percorso a ritroso, quindi diventerà retrogrado. Per il momento fino al 30, fino al 29 del mese, scusatemi, sarà appunto in moto diretto. È il momento in cui si avvicina di più al segno dell'acquario. Resta sempre in Capricorno, però a 28 gradi e mezzo su 30, e quindi veramente manca solo un pezzettino. Per cui tutti coloro che avessero pianeti importanti intorno al grado 0 e 1 di Scorpione, Toro e Acquario. Scusatemi, Scorpione, Toro, Acquario e Leone potrebbero sentire moltissimo già questo Plutone avvicinarsi. Lo vedremo poi però in modo approfondito perché ha bisogno di un video a sé. Parliamo adesso delle due lune. Abbiamo già avuto la luna nuova nel segno dell'Ariete, a 11 gradi del segno dell'Ariete. È stata una luna nuova molto fattiva, molto pratica, molto concreta, avvenuta il 1° di aprile. Una luna nuova molto importante, soprattutto per chi voleva mettersi in gioco, voleva ricominciare proprio un'attività fattiva. Plutone si trovava comunque molto vicino al medio cielo, Urano, per chi era in Italia, era vicinissimo all'ascendente, quindi di nuovo una grande fattività, anche una rottura, anche un cambiamento, ma una grande fattività, una grande voglia di mettersi in gioco. Bellissima invece, secondo me, la luna piena che troveremo il 16 di aprile intorno alle 8. Intorno al 9 in realtà di sera, 8:55 di sera, è una luna in cui ovviamente il Sole si trova nel segno dell'Ariete, in Italia sarà in sesta casa, la Luna sarà nel segno della Bilancia, ovviamente in dodicesima casa. Quest'asse sesta, dodicesima e i tanti pianeti che si trovano nel segno dei Pesci, Marte e Venere saranno in Pesci, e insieme alla meravigliosa congiunzione di Giove e Nettuno, entrambi in Pesci a 24 gradi, si possono considerare ovviamente ancora congiunti, renderanno, tra l'altro, la congiunzione Giove e Nettuno ha dei bellissimi aspetti, e sono aspetti che si trovano nella quinta casa, quindi una casa di grandi energie, per cui non mancano le energie, ma ci sarà una bellissima esplosione emotiva. Quindi i pesci, con il loro romanticismo, con la loro emotività, con la loro voglia di sentire, di coinvolgere, eccetera, saranno un segno zodiacale particolarmente intenso. La luna in dodicesima casa, nel segno della Bilancia, è una luna dove l'altro, quindi gli altri che hanno anche bisogno del nostro aiuto, saranno veramente al primo posto dei nostri pensieri. Quindi l'altruismo, il voler fare del bene agli altri, sarà un concetto molto molto importante di questa luna piena, che mi piace quindi particolarmente. Bene, queste sono le caratteristiche di questo cielo. Io vi aspetto invece per tutti coloro che hanno preso Poetry Rama e ci sarà un video specifico del vostro segno zodiacale. Buon mese di aprile! Gemellini miei adorati, sappiate che io vi voglio bene anche se voi forse non me ne vorrete altrettanto alla fine di questo video, scherzo ovviamente. Dunque, arriviamo da un mese di marzo davvero strafigo, dove tanti pianeti si sono uniti a Saturno, che già si trova nel segno dell'Acquario, quindi tanti pianeti sono stati in Acquario e soprattutto anche Mercurio è entrato nel segno dell'Ariete già nell'ultima parte di marzo e ci sta anche adesso nei primi giorni di aprile. Quindi, insomma, partiamo con un periodo tutto a favore. Bene, le cose cambiano rapidamente e soprattutto la congiunzione di Giove e Nettuno nel segno dei Pesci darà particolarmente fastidio a chi è nato nella terza decade del segno dei Gemelli. Procediamo con ordine. Mercurio è un pianeta molto veloce, è a tuo favore nei primi giorni del mese, poi dal 12 di aprile entra nel segno del Toro, laddove non ti fa né caldo né freddo.
Però, visto che tu sei un mercuriale e anche se Mercurio è piuttosto veloce, tuttavia quei 2 o 3 giorni a testa in cui, di cui potrete godere di questo Mercurio a favore, mi raccomando, sfruttateli, ma non serve che ve lo dica io perché voi siete tipi particolarmente scaltri e quindi quel Mercurio a favore lo sentite e sentite appunto che la favella, la dialettica, la capacità di sfornare idee, soprattutto di renderle particolarmente convincenti e allettanti verso le persone che vi circondano, sarà particolarmente sviluppata senza bisogno che leggiate l'oroscopo. Bene. Marte e Venere, scusatemi, sono stati appunto per buona parte, anzi per tutto il mese di marzo, nel segno dell'acquario e lo sono ancora nei primi giorni di aprile. Quindi, finché saranno in acquario, Marte e Venere vi rendono Venere a favore molto più dolci, sensibili, coinvolgenti, attenti anche ai bisogni delle altre persone, emotivi, eccetera. Marte invece vi ha resi particolarmente sexy, potenti, audaci, passionali, coinvolgenti, dinamici, decisi e ancora più spavaldi del solito. Il punto è che questi due pianeti si spostano. Venere entra nel segno dei pesci il 5, Marte entra nel segno dei pesci il 15. Dal segno dei pesci invece vi daranno particolarmente fastidio. Il tutto durerà, tutto compreso, un mesetto e mezzo. Marte soprattutto perché è più lento, mentre Venere è un pochino più veloce. Venere dura una quarantina di giorni. Non è un 40 giorni verso tutti i gemelli, ma piano piano va a coinvolgere le persone nate nelle diverse decadi. Il punto che cos'è? Che questa Marte e questo Venere che vi rendono più irritabili, più affaticati, con un senso di insofferenza, di insicurezza, di non piacervi, quindi difficoltà ad avere, approcciare agli altri, cosa che invece di solito vi riesce benissimo, questa sensazione appunto di confusione, di nervosismo, vi dà molto fastidio perché si aggiunge, soprattutto questo per la terza decade del segno, alla famosa congiunzione di Giove e Nettuno che avviene a 23 gradi del segno dei pesci. Tutti i pianeti che sono in pesci, abbiamo detto, danno fastidio ai gemelli, tra gli altri. E quindi la terza decade dei gemelli si becca appunto questa sensazione di affaticamento ancora più profonda. Giove e Nettuno in quadratura vi toglieranno la voglia di esporvi, quindi amplificheranno il senso di insicurezza, di confusione, di indecisione, come se molti dei vostri valori, dei vostri ideali, dei vostri obiettivi traballassero, molte delle vostre certezze, soprattutto dal punto di vista intellettuale, traballassero. In più, questo Giove rende anche più difficile il dialogo e mi raccomando, rende molto più difficile le contrattazioni dal punto di vista economico, per cui mi raccomando, per chi fosse della terza decade del segno dei gemelli, non fate particolarmente affidamento né su trattative economiche né tantomeno su delle situazioni lavorative che in questo mese davate per certe. Possono esserci dei rallentamenti, possono esserci delle insicurezze, degli aspetti che non avevate considerato, che vengono a galla e che quindi vi creano una delusione, una disillusione. Giove e Nettuno in quadratura portano anche all'allontanamento di situazioni, di persone, quindi a un senso di solitudine, di nuovo un senso di confusione, di abbandono, una sorta di, tra virgolette, crisi esistenziale. Ora, Nettuno sta in quadratura per tutto l'anno, alla terza decade, eppure per l'anno prossimo e anche dall'anno scorso. È la congiunzione di Giove che amplifica questa sensazione, perché Giove, tra l'altro, è un pianeta che ai gemelli piace molto, nonostante sia in opposizione al segno. Però la giovialità, nel senso di divertimento, di coinvolgimento, è molto affaticata in questo periodo. E visto che per i gemelli l'aspetto proprio della socialità, della socievolezza, del confronto con le persone che lo circondano è di solito molto importante, in questo momento sarà nuova fonte di fatica e di nervosismo. Mi raccomando, state attenti, soprattutto non chiudete affari commerciali in questo momento. Aspettate un attimino. Plutone non vi fa né caldo né freddo, Urano nemmeno, Saturno continua ad essere a vostro favore. L'abbiamo già visto l'anno scorso, sappiamo che anche quest'anno per tutto l'anno Saturno sarà a favore dei gemelli, in questo momento è a favore proprio della terza decade che viene sollecitata in modo difficoltoso da Giove e da Nettuno. Che cosa significa? Che continua la confusione.
parallelamente però ad un grande bisogno di ritrovare stabilità e quadratura. Quindi le due cose cozzano un pochino, ma forse sono addirittura più risolutive. Il bisogno di trovare una stabilità incontra un grande momento di rimessa in discussione profonda, etica anche dei propri valori, ma probabilmente porta ad una maggiore possibilità di trovare una soluzione e una risoluzione. Quindi su questo mi raccomando, mi sento di dirvi, insistete e soprattutto godetevi questi aspetti anche quando vi sembrano un pochino più faticosi. Vi bacio! Thank you.